Ciao cactus, non fate caso ai capelli perché tanto dopo questo video sicuramente dovrò farmi una doccia, quindi ho copiato questa pettinatura da Kennedy Walsh. Il problema è che io non sono Kennedy Walsh, quindi lasciamo perdere. Cosa stiamo per fare oggi, signori? Il cambio dell'armadio. Io non ho praticamente mai fatto in vita mia un cambio dell'armadio, cioè sì, ma no, perché a Genova avevo due armadi e uno era quello attuale e quello a fianco era per l'altra stagione, quindi in realtà, cioè, semplicemente spostavo. Nell'altra casa, stesso discorso, non c'era una cantina e quindi era tutto in camera mia, in due punti diversi. Qui per la prima volta l'estivo e l'invernale sono in cantina e il resto qua. Il problema è che non mi ricordo più che cosa ho. A marzo, per chi non lo sapesse, fosse appena arrivato, ciao, benvenuti, mi hanno buttato fuori di casa praticamente, quindi ho trovato un altro appartamento in 2 settimane neanche. Visto l'isteria del rimpacchettare un'intera casa di una persona assolutamente non minimalista, ho dato via un quintale di roba, nel senso che l'ho dato in beneficenza perché era la cosa più veloce da fare, tra le altre cose. E adesso non mi ricordo assolutamente che cosa ho e che cosa no. Tra l'altro per i miei progetti di cucito sarebbe stato comodo tenere qualcosa, ma vai a sapere la vita. Ho una parte di invernale delle cose acquistate nuove che vi ho fatto vedere in questo haul. Ho già da parte delle giacche, infatti le giacche molto invernali le farò un altro giorno. Ma è un casino. Ero partita tanto bene con l'armadio, infatti è quasi semi-organizzato, però è un casino. Lo andremo a vedere tra poco. Non so se svuotare l'armadio o svuotare questa scatola. Forse svuotiamo prima questa scatola così valutiamo che cosa tenere e che cosa no. Vi abbasso un secondo. Fate caso al mio frigo. Oggi non si scherza, signori. Oggi si fa un decluttering incredibile, sia della roba estiva che della roba invernale, perché mi rendo conto che mi metto 5 cose a rotazione, quindi non ho bisogno di tutta sta roba, però ogni volta dico se poi mi serve e quindi la tengo e quindi no. Oggi faremo un decluttering. Non so letteralmente da dove partire, quindi prendiamo a caso. Iniziamo con questo maglione che ho messo tipo 3 volte, mi piace molto, non credo che lo metterò mai più, quindi lo teniamo nei forse. Sciarpe, mi sono finite tutte a terra, quindi dovrò lavare tutta questa roba mentre venivo su. Un pacioccone, un altro pacioccone. Che cos'è? Ah, sì, ok. Pantaloni morbidi in tessuto neri, che ho messo veramente tantissimo l'inverno scorso, sono tutti rovinati, ma cercherò di dargli vita nuova. Sono andata a togliere i pelucchi, queste robe qua, cosa che io faccio con questo oggetto santo, bellissimo, meraviglioso. Quindi questi è sicuramente tenere. Questo era di una collaborazione, tantissimo, il body color carne. Il problema è che ha la scritta Peachy qua sopra, intarsiata, che rende il tutto un po' trash. Allora, facciamo così, questo, se riesco a trovare un tutorial per cui riesco a togliere la scritta, lo tengo. Se non lo riesco a trovare, lo do via. Quindi lo mettiamo in tenere per il momento. Leggings super pesanti, termici, da tenere, per quanto non li metta proprio in inverno inverno, però è una cosa da tenere. Non lo so, perché in realtà è veramente bella, è morbida e tiene caldo, ma io non sono tipa da animalier, però questa mi piaceva veramente tanto, dovrei vedere se quest'anno la metto. Di solito faccio così, ho cose del liceo, quindi non funziona questo metodo, però generalmente se una cosa sono in dubbio, la tengo tutto l'anno, vedo se me la metto il giorno, la sezione dopo, vedo se me la rimetto di nuovo. Se non me la metto per 2 anni di seguito, direi che comunque ne farò uso, se no, no. Questo ho paura che non ne farò uso, ma lo scopriremo. Maglione blu è un'altra di quelle cose che devo vedere se ne farò uso perché non mi sta più tanto bene, però è molto bello. È stato tolto dall'armadio per la maggior parte. Ora sono rimasti dei capi che devo controllare se voglio tenere o meno, che sono, possono andare bene anche per l'autunno e inverno, e ora devo solo spostare questi dentro l'armadio per una questione di sanità mentale, perché ho anche dell'altra roba sullo stendino, tra cui le lenzuola. Inizierò a mettere le cose dentro l'armadio, soprattutto quelle che sembrano abbastanza ben tenute, e poi farò un giro di lavatrici con scuri e colorati nei prossimi giorni. Allora, questi sono i pantaloni da far accorciare. Partendo dai maglioncini barra maglioncioni, metterò tutti in questo armadio qua, mentre il resto andrà tutto nell'armadio di là. Credo di aver iniziato a blaterare un casino all'inizio, ma adesso
Ripartiamo con un altro speed. Prima però di velocizzare tutto vi chiedo se dovrei tenere questo maglione con i limoni. Io lo amo, lo tengo da una vita e mezza, però in teoria doveva andare già 6 anni fa. Ma nessuno lo sa e quindi continuo a tenerlo perché lo amo. Come potete vedere, la situazione non è tra le migliori perché... Io ora dico, come si fa a fare così tanto casino tutto insieme? Nel senso che non solo questi pantaloni in questo video mi stanno malissimo, vi giuro che non stanno così male. E se mi stanno così male, nessuno mi vedrà mai in giro con questi pantaloni, però sono comodi, ok? Sono molto comodi. Mi sono accorta che questa maglietta, pensavo mi pungesse il maglione, e invece avevo un'etichetta larga così... Io ero totalmente convinta di averla tolta, che non ci ho neanche pensato al fatto di avere un'etichetta. Quindi non solo sembro 700 kg, in più ho anche un'etichetta che è larga come me. Non so neanche io cosa dire. Vi dovete subire questa luce gialla, tanto per iniziare, e poi perché qua dentro è anche lo sgabuzzino per la roba da pulire e altre cagatine. Quindi, togliendo il fatto che non riesco a trovare più pantaloni che avevo comprato l'anno scorso e che poi ho messo via e non so dove siano e quindi devo ritornare in cantina, qua va fatta una riorganizzazione. Ho questo stand di Ikea che l'ho pagato 9 euro e mi è stato molto utile. Di solito ci butto sopra le cose che mi metto più spesso e funziona. Mentre devo riguardare cosa c'è qua dentro perché non ho la più pallida idea e riorganizzare questo cesto che è quello dei costumi che potrei mettere via. Quindi adesso ricominciamo da qua. Dato per la tangente. Credevo sinceramente di aver finito ed ero anche contenta. Devo solo provare 3 cose per capire se tenerle o meno, se mi vanno ancora. Poi ho un sacco di cosine da dare in beneficenza e le cose che possono diventare qualcos'altro grazie al cucito, finalmente, o da stringere, così le metto un attimo nella roba estiva e poi le vado a recuperare appena ho il tempo di cucirle. È comparsa lei. Un'altra valigiata di vestiti, literally. Però sono contenta perché effettivamente in questa scatola mancavano quelle 4 cose che avevo tenuto fuori per vestirmi a marzo e che poi avevo messo via, quindi sono tutte qua. Mi stavo chiedendo dove diamine fossero finite e fortunatamente sono qua. Tra l'altro scusate il cut, però c'era la batteria scarica e la macchina stava bruciando, quindi perché stavo registrando da un'ora praticamente, che in realtà qua sono tutte gonne praticamente. Sono tutte gonne e questa è l'ercia. Ed eccoci qua, signori, il cambio dell'armadio è fatto, non ve lo apro perché tanto, nel senso, la luce è arancione, però ce l'abbiamo fatta, siamo passati all'invernale, ho qualcosa steso sicuramente che dovrò mettere via, però sono proprio 4 cose, all'appello mancano 2 o 3 cose che troverò poi. E direi che con questo abbiamo abbastanza vestiti. In realtà lì in mezzo c'è roba che sento già che potrei dare via, però provo ancora a metterla questa stagione e poi semmai o la ricuccio in qualcosa o la rido via. Sono contenta di avere questa nuova possibilità di stringere le cose che ho sempre voluto stringere. Siamo tutti felici e soddisfatti. Sono contentissima di aver fatto questa cosa perché è venuto il freddo tutto di un colpo e non si sa mai quando sia il tempo di fare l'armadio. Ora vado a lavare le 50.000 sciarpe che ho. Fatemi, mi raccomando, se state pulendo l'armadio, facciamolo insieme, mettetevi questo video, vi do la forza, fatela, ce la potete fare. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao cactus.